Bene, continuiamo a fare qualche esercizio sulla tecnica di divisione tra polinomi e in particolare rivediamo gli esercizi che avevo proposto, come questo per esempio, che dice, dimostra che un polinomio nella variabile x è divisibile per il binomio x-1 se e solo se la somma algebrica dei suoi coefficienti, compreso il termine noto, è uguale a 0. Ok? È il numero 239. Perfetto. Allora, cosa ci dice l'esercizio? Prendiamo un polinomio, chiamiamolo P, nella variabile x. Quindi facciamo la divisione in questo senso rispetto a x. Un polinomio sarà qui nell'esercizio, non specifica di che grado è, quindi sarà di un grado qualsiasi. Ok? Questo è un polinomio di grado n qualunque con n numero naturale. Come fate un polinomio di grado, per esempio, 2? Ci sarà x alla seconda, x è il termine senza x, cioè x alla 0. Un polinomio di grado 3 ci sarà x alla terza, x alla seconda, x e x alla 0. Quindi dimmi. Sì, se manca quella particolare potenza, il coefficiente è nullo, certo. Però in generale c'è. Quindi se il nostro polinomio è di grado n, ci sarà un coefficiente, chiamiamolo A, per una potenza di x, che la più alta sarà x alla n. Se il polinomio è di terzo grado sarà x alla terza, se è di quarto grado sarà x alla quarta. Okay? Per indicare che A è il coefficiente di x alla n, chiamiamo A con un n in basso. Poi ci sono tutte le potenze inferiori, questa sarà la potenza più alta. Poi avremo x alla n-1, quindi se n è 3 ci sarà x alla terza, x alla seconda e così via, con il coefficiente relativo, quindi a alla n con n-1, più e così via fino ad a con 0, che moltiplicato per x alla 0, che fa 1, non lo metto, che è come se fosse x alla 0, che però è uguale a 1. Ok? Quindi in generale un polinomio di grado n è una somma di n più 1 termini. Nel polinomio di terzo grado ci saranno 4 termini. Perché? Perché c'è anche quello di grado nullo. D'accordo? È chiaro cosa significa? Facciamo un esempio. Che ne so, 2x alla terza più x alla seconda più 3x meno 4. Ok? 2 è il nostro A con 3, qui n, il grado n vale 3, qui c'è 1 che è A con 2, 3 che è A con 1 e meno 4 è A con 0. È chiaro cosa sono questi coefficienti A? Ok? E i numeri AN possono avere un valore qualsiasi, anche 0. L'unico che non deve essere 0 è il primo, perché se no si abbassa il grado del polinomio. D'accordo? Ci siamo fin qua. Allora, se devo dividere, consideriamo il divisore del nostro polinomio, chiamiamolo b di x, per x meno 1, proponeva il teorema, allora la divisione p di x fratto x meno 1 mi darà un quoziente q di x più il resto fratto x meno 1. E quindi, analogamente, posso esprimere il polinomio dividendo come il quoziente per il divisore x meno 1 più il resto, come abbiamo già visto diverse volte.
Il teorema del resto di Ruffini mi dice che il resto della divisione vale il valore del polinomio quando x vale il numero che annulla il divisore, in questo caso 1. Dimmi. Non ho capito. Perché in quello che puoi sparire quando c'è p di x uguale al quoziente di x per x meno 1 più r, in quel caso qua non ci dovrebbe essere x meno 1. No, assolutamente no, perché questa espressione è equivalente a questa solo se qui non c'è il quoziente, il divisore. Se moltiplico per r-1 a destra e a sinistra, questa viene moltiplicata per r-1, ma r fratto x-1 per x-1 rimane r. È come è la solita storia, fatemi fare un richiamo qua sotto. Dire che 13 diviso 6 dà come quoziente 2 con il resto di 1. Cioè 13 posso esprimerlo come 2 per 6 più 1. Qui c'è solo il resto, non c'è il resto diviso 6. Ok? Ci siamo fin qua. Ripeto, siccome il numero 1 annulla il divisore, il resto della divisione è uguale al valore del polinomio quando x vale 1. Quindi calcolo il valore del polinomio sostituendo dovunque c'è x metto il numero 1. Ok? E quindi di conseguenza il nostro polinomio è divisibile, che è quello che ci chiede il teorema, per x meno 1 se il resto della divisione vale 0, cioè se il polinomio calcolato quando x vale 1 vale 0. Questo ce lo dice il teorema del resto. Ma quant'è il valore del polinomio quando x vale 1? Beh, non faccio altro, anzi, fatemi scrivere questo più sotto. Lo sposto un po' più in sotto. Ricopiamo l'espressione del polinomio, eccola qua. La ricopio. Il nostro polinomio è scritto in questa maniera. Eccola. Lo metto ancora più sotto. Qua. Se devo riscrivere il polinomio mettendo al posto di x1, cosa ottengo? Ottengo a con n per 1 alla n più a con n-1 per 1 alla n-1 e così via fino ad a 0. Ma 1 alla n, qualunque sia n, vale sempre 1. 1 elevato a qualsiasi potenza vale sempre più 1. Quindi questa espressione diventa a con n più a con n-1 più a con n-2 e così via fino ad a 0, che è la somma di tutti i coefficienti. Ma questo è anche uguale al resto della divisione. E quindi il polinomio di grado n è divisibile per x meno 1 se la somma di tutti i coeffici a con n più a con n meno 1 fino ad a 0 vale 0. In questo caso il polinomio di grado n è divisibile per x-1, perché il valore del polinomio quando x vale 1 è esattamente uguale alla somma di tutti i suoi coefficienti. Di conseguenza, se ho un polinomio di qualsiasi grado, se sommo i coefficienti e trovo che è 0, immediatamente so che quel polinomio è divisibile per x meno 1. Questo dimostra quel teorema per qualsiasi polinomio.
Ok? Ci sono domande? Certo. Facciamo un esempio. Posso andare avanti? Dimmi. Nel problema c'è scritto senso lo stesso mangia perché dei suoi coefficienti compreso il termine noto, solo che è compreso il termine noto. È a zero. Il termine noto è la coefficiente che non moltiplica x. Questo viene anche, fammelo scrivere, a zero, si chiama termine noto. Se guardi l'esempio di prima, dov'era? Eccolo qui. Vedi che questo termine, meno 4, non dipendendo da x, sai già quanto vale. Mentre 3x non sai quanto vale perché x non sai quant'è, il meno 4, il cui valore è meno 4, si chiama anche termine noto. Perché non dipendendo da x vale solo meno 4. Okay? Puoi sempre pensarlo come 4 per x alla 0, cioè il termine di grado nullo, dato che x alla 0 fa sempre 1, tranne quando x è 0. Ok? Prego. Per esempio, ripeto, immaginate questo polinomio di terzo grado, x alla terza, meno 2x alla seconda, più 2x meno 1. Dimmi, un'altra domanda. Perché la somma dei coefficienti è uguale a 3? Perché se prendi il polinomio, eccolo qua, ok, e sostituisci a x il valore 1, perché il valore 1? Perché il numero 1 è quello che annulla il divisore. Quindi se il numero che annulla, parliamo sempre di teorema del resto, quindi parliamo di divisori di primo grado, attenzione, se il divisore viene annullato, cioè vale 0, per un particolare valore della x, in questo caso 1, okay, allora il resto della divisione vale il valore del polinomio quando x vale lo stesso numero che annulla il divisore, in questo caso 1. Quindi se io voglio dividere il polinomio p di x per x meno 1, calcolo il resto semplicemente sostituendo a x il valore 1 nell'espressione del polinomio, che sarà quello che sarà. Se metto al posto di x 1, tutte le potenze di x, tutte le x, indipendentemente da quale grado hanno, valgono 1. Quindi al posto di a alla n per 1 alla n, ho solo a alla n, perché 1 alla n vale sempre 1. E quindi tutti questi termini, tutti i monomi dove appare la x, okay, li riscrivo semplicemente senza mettere la x, perché la x vale 1. Quindi dalla somma dei monomi di tutti i gradi possibili, dall'ennesimo grado a 0, diventa la somma dei coefficienti. Perché qua è come se ci fosse a alla n per 1 alla n, cioè a alla n e basta. Qui, dove eravamo prima, ecco, questo, se x vale 1 è 2, perché 2 per 1 alla terza è 2. Ok, qui ho 1, qui ho 3 e qui ho meno 4. E così via. Nell'esempio che sto per farti, eccolo qui, questo, se il polinomio lo calcolo quando x vale 1, ottengo x alla terza è 1, meno 2 per x alla seconda resta meno 2, più 2 per 1 fa più 2, poi ho meno 1. E come vedi dà totale nullo, perché i numeri si cancellano a 2 a 2. E quindi il nostro polinomio è divisibile per x meno 1, perché il resto è nullo. Questo è il resto della divisione. C'è un'altra domanda? Noi sappiamo che il resto è 0, cioè c'è la somma algebrica è 0, perché c'è il resto. Noi sappiamo che la somma algebrica è 0, perché c'è il resto. No, perché lo dimostri.
Abbiamo appena dimostrato che se la somma algebrica dei coefficienti è nulla, allora quel polinomio è divisibile per x meno 1. Di conseguenza, se hai un polinomio di questo tipo, per esempio, questo di terzo grado, e fai la somma dei coefficienti, quindi 1 meno 2 più 2 meno 1, se viene 0, significa che questo polinomio è divisibile per x meno 1. Cioè, se fai la divisione, il resto ti viene nullo. A breve dovremo affrontare il problema di scomporre in fattori i polinomi. Per scomporre in fattori devi trovare i divisori del polinomio che hai sotto gli occhi. Una tecnica sarà questa: vedere se per esempio un polinomio è divisibile per x meno 1 come in questo caso e per x più 1 come stiamo per fare tra un istante. Ok? Tutto chiaro? Chiaro fin qua? Bene, il secondo esercizio, quello che veniva immediatamente dopo, chiedeva delle condizioni affinché il nostro polinomio, sempre, questo era l'esercizio successivo, p di x a alla n per x alla n più a n meno 1 x alla n meno 1 e via dicendo, sia divisibile per, attenzione, non x meno 1 ma x più 1. Vi leggo il testo. Dice: dimostra che un polinomio nella variabile x, il nostro p di x, è divisibile per il binomio x più 1 se e solo se la somma algebrica, che significa somma algebrica? Bisogna sommare tenendo conto del segno, ok? Dei coefficienti dei termini di grado pari, compreso il termine noto, il grado 0 è un grado pari, è uguale alla somma algebrica dei coefficienti dei termini di grado dispari. Ok? È chiaro fin qua cosa dice il teorema? Allora, notate la differenza. Se la somma di tutti i coefficienti, indipendentemente dal loro grado, okay, è uguale a 0, allora il polinomio è divisibile per x meno 1. Qui invece si dice, attenzione, il tuo polinomio è divisibile per x più 1 se, sommando i coefficienti dei termini di grado pari, ottieni un numero uguale a quello che ottieni sommando quelli di grado dispari, allora il tuo polinomio è divisibile per x più 1. Perché? Andiamo a vedere. Quando è che il nostro polinomio è divisibile per x più 1? Il teorema del resto ci dice che, posto che abbiamo fatto la divisione, il nostro polinomio p di x sarà uguale al quoziente, quello che è, per il divisore x più 1 più il resto. Ok? Quindi il resto della divisione posso scriverlo come il valore del polinomio quando x vale meno 1, perché meno 1 è il numero che annulla il divisore. Ci siamo fin qua? Perché se metto meno 1, metto meno 1 al posto di x, questa parentesi mi dà 0. E quindi rimane il resto della divisione uguale al polinomio quando x vale 0. Quindi devo metterlo qui e anche qui. Ok? Ma andiamo a vedere cosa succede se al posto di x scrivo meno 1 nel polinomio. L'espressione del polinomio quando x vale meno 1 sarà uguale a, qui c'è il coefficiente di grado n, per meno 1 alla n. Non faccio altro che riscrivere questa mettendo meno 1 al posto della x. Poi ho il grado successivo, a n meno 1 per meno 1 alla n meno 1 e così via. Fino
ad A con 0. Ok? Ma qui, diversamente da prima, il risultato della potenza di meno 1 dipende da n. Perché? Nota bene. Se prendo meno 1 e lo elevo alla potenza n, posso avere due risultati. Ho più 1 se n è pari. Ho meno 1 se n è dispari. Ok? Quindi nel nostro polinomio tutti i termini pari appariranno col segno più. Quindi se n è pari, a con n per meno 1 la n fa a con n e basta, perché questo segno dà più 1. Invece se n è dispari, meno 1 la n diventerà meno 1, quindi i coefficienti di segno dispari si scambiano di segno. Ok? Faccio l'esempio. Se avessimo un polinomio di quarto grado, avremmo a con 4 per meno 1 alla quarta, più a con 3 per meno 1 alla terza, più a con 2 per meno 1 alla seconda, più a 1 per meno 1, più a 0. Allora, questo mi dà più 1, questo mi dà meno 1. Questo mi dà più 1, questo mi dà meno 1. Quindi la somma diventa a con 4 meno a con 3 più a con 2 meno a con 1 più a 0. Quindi qui questo rimane uguale a 0 se la somma dei termini di grado pari uguale a quella di grado dispari. Basta che porto quelli di grado dispari a destra. Quindi a sinistra mi rimane a 4 più a 2 più a 0. E a destra ho a con 3 più a con 1. Questa è la somma dei termini pari. E qui ho la somma dei termini dispari. E questo vale per qualsiasi potenza, non solo se ho un polinomio di quarto grado. C'è una domanda? In questo caso per i termini dispari non bisogna tenere conto del meno. No, perché li sposto a destra, quindi sommo tutti i loro valori della parte. Facciamo un esempio. Immaginate di avere questo polinomio. X alla terza più 2x alla seconda più 2x più 1. Ok? I termini di grado pari sono questo e questo. I termini di grado dispari sono questo e questo. Quindi la somma dei coefficienti di grado pari è più 2 più 1. Sommo questi due, più 2 e più 1. La somma dei coefficienti di grado dispari, chiamiamola D, è qua davanti c'è 1 e qua davanti c'è 2, quindi avremo 1 più 2. In entrambi i casi il valore è 3. Quindi in questo caso la somma dei coefficienti di grado pari è uguale a quella dei coefficienti di grado dispari. Per cui il polinomio è divisibile per x più 1. C'è un'altra domanda? Se qui ci fosse 3 in questo termine, allora la somma verrebbe diversa e non sarebbe più divisibile, no. Se calcoliamo il resto, infatti, della divisione
quindi è divisibile per x più 1. Calcoliamo il resto, sostituendo al posto di x meno 1, otteniamo meno 1 alla terza più 2 per meno 1 alla seconda più 2 per meno 1 e ancora più 1, se non ricordo male. Sì. In questo caso avremo meno 1 alla terza che fa meno 1, meno 1 alla seconda che fa più 1 per 2 più 2, più 2 per meno 1 fa meno 2, ancora più 1, il totale è 0. Ok, qui abbiamo fatto l'esempio del caso in cui il coefficiente, il grado del nostro polinomio è 4, per esempio. Ma in generale, per un polinomio qualsiasi, di qualsiasi grado, sostituendo a x il valore di meno 1, il resto del polinomio sarà la somma in generale, se prendo il polinomio di grado n e metto al posto di x il valore meno 1, il valore del polinomio diventa la somma dei coefficienti di grado pari meno quella di grado dispari. E questa diventa 0, cioè il resto è nullo, se e solo se la somma dei coefficienti di grado pari vale quanto quella di quelli dei coefficienti di grado dispari. Qui con pi grande intendo la somma dei coefficienti di grado pari, con d grande la somma dei coefficienti di grado dispari, basta portare il meno d a destra. E ne abbiamo appena visto un esempio. Se questa somma vale quanto questa, la loro differenza certo che è nulla. E se è nulla, il polinomio rimane divisibile per x più 1. Questo, se volete, è un criterio di divisibilità per polinomi. Quando ho davanti un polinomio faccio prima questi due tentativi, sommo i coefficienti e sommo la parte pari e la parte dispari e vedo il loro valore e li confronto. Ho una prima indicazione per vedere se il polinomio è divisibile per x più 1 oppure per x meno 1. Ok, ci sono domande? È tutto chiaro? Certo, in realtà si può, ripeto, si può generalizzare, ma insomma non volevo complicarvi troppo la vita, scrivendo la somma dei coefficienti, distinguendo le parti pari e le parti dispari, ma in realtà arrivo a un'espressione di questo tipo, dove il resto è la combinazione della somma delle parti dei coefficienti pari meno dei coefficienti dispari. Perché i coefficienti dispari sono col meno davanti? Perché vengono tutti moltiplicati per meno 1. Tutti quanti, quindi posso scrivere un meno 1 davanti e questa è la somma di tutti i gradi dispari. Ok? Volevo proporvi ancora un altro esercizio, se ce la facciamo. E per esempio questo, ecco, il 227, dice, ci dà questo polinomio, considerate questo polinomio p di x che vale 4x alla terza meno k volte x alla seconda più kx meno k, con k un numero opportuno. Dice, trova il valore di k in modo tale che il polinomio sia divisibile per x meno 1. Qui attenzione alla differenza tra k e x. Il nostro polinomio è una funzione di x e k è un parametro.
è un'altra lettera, come se ci fossero due lettere diverse. Ok? Se divido rispetto alla lettera x questo polinomio per x meno 1, quanto deve valere k affinché la divisione mi dia resto 0? Beh, p di x è divisibile per x meno 1 se il resto della divisione vale 0, ma il resto della divisione vale il valore del polinomio se x vale 1 in questo caso. O se preferite, se la somma dei coefficienti di tutti i termini vale 0. Quindi questo vale, riscriviamo il polinomio mettendo al posto della x 1, vale 4 per 1 alla terza, meno k per 1 alla seconda, più k per 1 meno k. E questo vale 4 meno 4 più... meno, scusate, meno k, non 4. Qui questo è un k. Più k è ancora meno k. Questo deve valere 0. Qui il primo, il secondo k e il terzo k si semplificano. Sono opposti. E mi rimane 4 meno k, che è 0 se k vale 0. Vale 4, scusate. Quindi se k vale 4, il polinomio 4x alla terza meno 4x alla seconda più 4x meno 4 è divisibile per x più x meno 1. In quel caso tutti k hanno valore 4? Cioè k è lo stesso, dovunque c'è k metto 4. Ok? Tutto chiaro? Se k ha un valore diverso da 4, il polinomio di partenza non è più divisibile per x meno 1, sarà divisibile per qualcos'altro, ma non per x meno 1. Ok? Ci sono domande? Devo fare ancora un esercizio, vediamo se ce la facciamo. Ok, facciamo ancora questo esercizio. Il testo dice: l'area di un triangolo misura a alla terza più 3a alla seconda più 7a più 5 con a maggiore di 0, un a un numero positivo. Sapendo che uno dei lati misura a più 1, determina la misura dell'altezza relativa a quel lato. Ok? Allora, abbiamo un triangolo. E qui questa è l'altezza, questa chiamiamola H grande, questa la base B. L'area del triangolo è un mezzo della base per l'altezza. Mi seguite? E qui ci dicono che l'espressione dell'area è A alla terza più 3A alla seconda più 7a più 5. E inoltre la base del nostro triangolo B è esprimibile come a più 1. Qual è l'espressione dell'altezza? Bisogna fare la formula inversa, certo. Inverto l'area, quindi l'altezza sarà data dal doppio dell'area, chiamiamola A, diviso la base. Quindi sarà due volte A alla terza più 3
a alla seconda più 7a più 5 diviso a più 1. Quindi qui possiamo moltiplicare per 2 il dividendo. 2 a alla terza più 6a alla seconda più 14a più 10 e lo dividiamo per a più 1. Siccome il divisore è di primo grado, possiamo usare Ruffini. Ci siete? Quindi il polinomio dividendo è già ordinato e ci sono tutti i termini, quindi copio i coefficienti, parto dal primo, coefficiente è 2, poi c'è 6, 14 e 10. Escludiamo l'ultimo termine, le due barre verticali. In quest'angolo metto il valore di A che annulla il divisore. Che numero sarà? Stiamo dividendo rispetto alla lettera A piccolo. Devo mettere meno 1, certo. Quindi abbasso il 2, moltiplico meno 1 per 2, viene meno 2, lo metto sotto la seconda colonna e sommo 6 meno 2 fa più 4, meno 1 per 4 fa meno 4, okay? Sommo, viene 10, meno 1 per 10 fa meno 10, lo sommo qui sotto, sommo, qui viene 0. Qui c'è il resto della divisione, meno male, non era divisibile, era un problema, e qui c'è il quoziente per le varie potenze di A. Quello più a destra è la potenza 0, quello in mezzo è la potenza 1, questa è la potenza 2. Quindi il quoziente, cioè il risultato della divisione, vale 2 per A alla seconda più 4A più 10. Quindi la nostra altezza H vale 2A alla seconda più 4A più 10. E come potete vedere, il risultato è corretto. Dimmi. Questo è proprio il procedimento, cioè, quando si può applicare? Questo si può utilizzare tutte le volte che ho usato Ruffini, tutte le volte che ho un divisore di primo grado. Se ci avessero detto che la base, scusami, che la base anziché essere A più 1 fosse stata A alla terza più 1, non potevo usare Ruffini, dovevo usare la divisione tra polinomi, quella, il primo algoritmo che abbiamo visto. Funziona anche con questo, perché mentre solo Ruffini è applicabile solo se il divisore è di primo grado, il primo algoritmo che abbiamo visto funziona anche se è quello di primo grado, solo che in quel caso puoi scegliere anche di fare Ruffini, che è un pochino più veloce. Altre domande? Se non ci sono altre domande, mi fermerei qui per oggi.